Ministro, buongiorno. L'applauso dei bambini di Silvi, però poi i problemi della scuola abruzzese sono scaldaie che esplodono, soffitti che crollano, servizio di trasporto alunni inefficiente. Come li si risolve? Beh, distinguiamo il servizio di trasporto alunni. Come lei ben sa, è una... Dipende dai comuni, però fanno parte. No, noi lo trattiamo in modo integrato, però non è una nostra responsabilità diretta. I soffitti che crollano purtroppo sono anch'essi in realtà dominio dell'amministrazione locale, ma ce ne occupiamo molto. Questo governo ha stanziato complessivamente nel ciclo triennale di finanziamenti per l'edilizia 3 miliardi e 170 milioni. Per l'Abruzzo sono già arrivati e impegnati in ampia misura spesi 41 milioni di euro, incluso il ripristino di alcuni brutti dei danni che alcuni episodi anche recenti hanno portato. Io in realtà sono qua anche per questo, no? Per verificare quello che è successo alla scuola De Cecco e per diciamo, portare un messaggio di totale sostegno e vicinanza molto concreta da parte del governo e del Ministero in questo contesto. I problemi della scuola ci sono, è evidente, però mi lasci dire non si era mai vista in Italia tra l'edilizia e i fondi per la buona scuola, il provvedimento va in Parlamento lunedì, uno stanziamento di risorse fresche di questa portata, non solo per i muri che sono importanti, per abbellirli e renderli soprattutto sicuri, ma anche per quello che ci sta dentro, l'educazione dei nostri figli. In Abruzzo si parla sempre di più di un accorpamento, di una fusione tra gli atenei presenti, tra le università. Lei è d'accordo oppure no? Ma un ministro non deve essere d'accordo o in disaccordo. Come lei sa, le università hanno un regime di autonomia che è sacro e che deve essere assolutamente rispettato. È naturalmente un indirizzo della legge 240 che è stata approvata, lo ricorderete, 4 anni fa dal Parlamento della Repubblica, legge Gelmini, di razionalizzare il più possibile la proposta nei vari territori, e questo è un principio a cui si ispira ormai tutto il sistema universitario europeo. Quindi se in Abruzzo ci sono degli esempi di possibile più che accorpamento, razionalizzazione o anche convergenza di obiettivi scientifici e didattici, questo è sicuramente un fatto positivo.